In questi giorni in Italia è successa una cosa molto, molto significativa. I consultori hanno ufficialmente aperto le porte alle associazioni antiabortiste. Alla Camera è stato approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia che stabilisce che i consultori potranno avvalersi di associazioni che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno della maternità, che in altre parole significa associazioni antiabortiste e pro vita, che si schierano contro il diritto di scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza. Si è subito scatenata una forte polemica. In moltissimi hanno evidenziato come l'Italia sia già un paese in cui il diritto di abortire non è garantito ovunque allo stesso modo. Ad esempio per il numero elevato di obiettori di coscienza, cosa che costringe le donne ad allontanarsi dalla propria provincia o addirittura regione. Ma non parliamo solo di ostacoli pratici, come l'effettiva assenza di un personale medico che permetta l'interruzione di gravidanza, ma anche psicologici. Abortire può essere un'esperienza delicata, complessa, intima, anche traumatica. In ogni caso si tratta di una scelta privata e personale. Una donna che decide di farlo non può né deve essere messa in ulteriori condizioni di stress emotivo dovuto a prassi umilianti e colpevolizzanti, dall'ascolto del battito del feto a dei colloqui obbligatori con dei consulenti o associazioni antiabortiste. L'approvazione di questo emendamento è la conseguenza di un atteggiamento retrogrado e discriminatorio nei confronti delle donne. Un atteggiamento volto non a facilitare un iter già complesso nel nostro paese, ma a frapporre ancora più ostacoli tra la donna e il diritto che ha di scegliere l'interruzione di gravidanza. E non è un caso che questo emendamento sia stato approvato proprio ora. Pochi giorni fa la maggioranza del Parlamento europeo ha votato per far rientrare l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali. Una decisione che Fratelli d'Italia, nel suo sito ufficiale, definisce un indicatore inquietante di quale progetto sociale abbiano in mente le sinistre per il futuro dell'Europa. La richiesta di inserire l'aborto tra i diritti fondamentali, hanno detto gli eurodeputati meloniani, potrebbe limitare o violare i diritti umani e mostra un approccio contro la vita. L'emendamento di Fratelli d'Italia si posiziona controcorrente rispetto alla direzione che sta prendendo l'UE in fatto di diritti delle donne e di decidere sul proprio corpo. E anzi, da questo punto di vista, l'Italia è molto più in linea con paesi come la Polonia o l'Ungheria. Inoltre fa leva sulla prima parte della legge 194, dedicata alla tutela sociale della maternità, così da legittimizzare sempre di più le associazioni antiabortiste. E sì, la legge 194 tutela la maternità, ma sancisce anche il diritto di interrompere la gravidanza. Ma la legge da sola non basta. Le istituzioni devono impegnarsi ad applicarla piuttosto che a contrastarla, perché altrimenti uno scenario potrebbe essere che sì, da un lato esiste la legge sulla carta, ma dall'altra i consultori potrebbero diventare, tra associazioni pro vita e obiettori di coscienza, luoghi in cui il diritto di abortire viene costantemente raggirato. E per quanto sembri un paradosso, uno scenario di questo tipo è molto più vicino alla realtà di quello che sembra.